bentornati sul canale per questa nuova puntata di Overlens da questo nuovo studio setup. Ci vorrebbe un quadretto qua. Oggi vi parlo di un mini treppiede, questo qui. E perché vi parlo di un mini treppiede? Perché avevo l'esigenza di registrare i vlog dalla scrivania ad una certa altezza. Così mi sono detto, ora cerco uno di quei mini cavallettini portatili, tipo questo appunto, però di quelli belli resistenti, vista l'esperienza che ho avuto con quelli già in mio possesso, GorillaPod compreso. Così ho trovato questo, un treppiede in alluminio bello e robusto. La versione che ho preso è nero con finiture rosso melograno metallizzato, mi piace davvero un sacco. La marca è Koleaoda, non so come si pronunci in realtà. La confezione è composta dal treppiedi, una sacca compatta quanto il treppiedi, una cinghia per il trasporto e una chiave a brugola. L'altezza va da un minimo di 16,5 cm ad un massimo di 49 cm, più che sufficiente per quello che serve a me. Le gambe sono a tre sezioni. Hanno una finitura satinata che gli dona un aspetto premium e hanno un sistema di bloccaggio twist lock che ferma le sezioni in maniera ben salda. Tutte e tre le gambe sono dotate di spugnetta per facilitare la presa. Non che ci voglia quale gran forza per maneggiarlo, però il fatto che l'abbiano previsto è una gran cosa. In prossimità delle giunture troviamo un meccanismo di regolazione dell'apertura con tre posizioni e la possibilità di ribaltare le gambe completamente. Il perno di ogni giuntura ha la possibilità di essere stretto, se con il tempo dovesse allentarsi, tramite la chiave a brugola in dotazione. Il mini treppiede è dotato inoltre di una colonna centrale che ne aumenta ulteriormente l'estensione, dotata sempre dello stesso sistema di bloccaggio twist lock. Nella parte bassa della colonna è possibile svitare una sezione. Questo risulta necessario quando si vuole portare il treppiedi alla minima altezza, ma permette anche di poter sfilare la colonna centrale e rimontarla al contrario per fare fotografia macro. Anche se in questo caso stiamo sempre parlando di un mini treppiede, quindi lo spazio in basso sarà un po' limitato. In dotazione troviamo anche la testa sfera, che nel caso è possibile smontare per rimontare magari la testa che preferiamo. Quella in dotazione è leggerissima e dà l'impressione di essere molto resistente. Il sistema di bloccaggio della sfera utilizza una leva che va a stringere il morsetto del quale tutta la struttura è composta. Nel caso dovesse trovare intralcio dalla posizione della piastra, è possibile liberarla tirando indietro la leva e riposizionarla per poter poi stringere agevolmente la sfera. La testa ha ovviamente l'incavo per la posizione verticale, mentre sul lato abbiamo la manopolina per sbloccare la rotazione. Vi giuro, sono rimasto impressionato dalla precisione della rotazione. Ha una resistenza alla forza che la rende precisa nei movimenti e fluida in caso si voglia usare per le riprese video. La piastra è un'arca Swiss standard ed è dotata di una serie di bolle, sia da un lato sia sulla manopola per il serraggio, che però, diciamolo, trovano utilità solamente in verticale. Poco male, perché se dovessi mettere in bolla la fotocamera utilizzerei il sistema della fotocamera stessa. Anche la piastra di sgancio sembra di buona fattura. Apprezzo molto il fatto che la vite abbia un archetto abbastanza spesso. Questo a differenza di altre piastre di altri treppiedi che ho provato in passato. Ho avuto modo di provare questo cavalletto già in diverse situazioni, soprattutto per girare dei video, e svolge il suo lavoro in maniera egregia. Sono convinto che un cavalletto come questo a corredo può essere utile in molte occasioni. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Come sempre vi lascio il link in descrizione se volete approfondire, vi porterà direttamente sulla pagina Amazon del prodotto. Se ancora non sei iscritto, ti invito ad iscriverti al canale per non perderti le prossime puntate e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.